Si è concluso il primo corso biennale di meccatronica avanzata per l'innovazione dell'industria dell'acciaio, realizzato da Acciaierie d'Italia e l'Istituto Cucovillo di Bari. Si tratta del frutto di un accordo teso a stabilire un rapporto formativo con il territorio partendo proprio dalle risorse umane. Il corso è stato interamente finanziato dall'assessorato alla formazione della Regione Puglia con fondi europei. È nato tutto dalla volontà di una persona che purtroppo non è qui con noi a condividere questo straordinario esperimento, chiamiamolo così, cioè mi riferisco ad Arturo Ferrucci che l'ha fortemente voluto, uno straordinario flusso che si è creato tra i giovani e gli esperti, ognuno ha dato agli altri, tutti si sono inseriti in maniera straordinaria, tutti hanno lavorato tantissimo ed è stata veramente una bellissima avventura. Il biennio si è concluso con la discussione delle tesi dei 16 diplomati, coinvolte anche dipendenti di Acciaierie d'Italia. Il bilancio parla di un'esperienza importante per contenuti tecnici, innovativi e umani. I risultati eccellenti conseguiti hanno spinto verso la proposta di una seconda edizione nel 2023 che si svolgerà con le stesse modalità. Siamo tutti sotto un'unica idea, quella che è stato comunque un percorso che ci ha formato non solo professionalmente ma anche personalmente. Ci portiamo dentro, soprattutto noi giovani, sono il più giovane del mio gruppo, ci portiamo dentro comunque un'esperienza molto molto formante e molto molto importante che ci aiuterà nella vita sia accademica e professionale, ma soprattutto personale.